Il modo di dire di oggi è un po' più semplice ed è to my surprise, che vuol dire a mia sorpresa. Quindi se succede qualcosa che non ti aspettavi e ti coglie di sorpresa, puoi dire to my surprise, bla 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 bla, quello è successo. Esempio, to my surprise I was called to serve in my own country. To serve, servire, in questo caso vuol dire servire nell'arma, nei militari. Quindi, to my surprise, a mia sorpresa, sono stato chiamato per andare a fare il servizio militare nel mio paese. To my surprise, there was a fine in the mail. Quindi, a mia sorpresa, ho trovato una multa nella posta. Quindi, quando qualcosa vi coglie di sorpresa, potete iniziare la frase con to my surprise, eccetera, eccetera, eccetera.